Maurizio Buscaglia, la seconda stagione di Lega 2. Si riparte da un'annata scorsa che è stata strepitosa in quanto a risultati, in quanto siete riusciti a portare tantissima gente al palazzetto, a far innamorare Trento della pallacanestro. Questa seconda stagione si apre con un gruppo più giovane che punta soprattutto a crescere durante l'anno. Sì, sicuramente è così. Poi sai, noi cerchiamo di non dare niente per scontato, perché io mi auguro fortemente che il nostro pubblico riparta da dove l'abbiamo lasciato, però so anche che il pubblico va conquistato, la fiducia va guadagnata col lavoro quotidiano, con l'impegno. La squadra lo sa benissimo, dovrà riconquistarlo, dovrà ripiacere. Sicuramente partiamo da un humus diverso, perché insomma quest'estate ci si è resi conto di come l'affetto per la squadra, per la nostra realtà, per la nostra crescita sia andata un po' al di là dei risultati o delle singole prestazioni, ma sia stata proprio una questione di, come dire, progressivo innamoramento del pubblico trentino a questo sport. Nello sport l'anno scorso come e in cosa è cambiata la squadra soprattutto? Beh, sicuramente abbiamo tolto 30 anni di esperienza, perché ci siamo ringiovaniti moltissimo, e nel ringiovanirci comunque chiaramente abbiamo perso chi aveva esperienza in campionato, per cui questa cosa va piano piano costruita, è bilanciata dalle fortissime motivazioni di chi gioca in Lega 2 per la prima volta o di chi ha comunque un talento da far esplodere, per cui lo dovremmo compensare questa esperienza nel giocare di squadra, nel giocare insieme, nel costruirla durante la stagione. Dicevi bene prima, è una squadra che può crescere molto all'interno della stagione, deve farlo. Rispetto all'anno scorso è anche un campionato diverso per come è strutturato, proprio a parte il nuovo nome c'è la questione degli stranieri, ci sono tante squadre che però hanno investito tantissimo, penso a Mancinelli, Soragna, tantissimi nomi insomma quest'anno, che fanno di un campionato di Lega 2 di altissimo livello. Sì, tra l'altro negli ultimi 15 giorni veramente sono aumentati tantissimo i giocatori di qualità che sono arrivati in Lega 2, sono arrivati dalla 1, sono arrivati da fuori, sono arrivati stranieri nuovi. Sinceramente si è alzato tantissimo di livello, lo dico non solo perché dobbiamo sapere che quest'anno sarà faticoso, ma anche perché comunque per chi vede questa Lega 2 deve sapere anche che sta per partire un campionato veramente avvincente. Le squadre che inizialmente avevano fatto immediatamente ottimo mercato sono state raggiunte da chi lo ha fatto dopo, ma altrettanto ottimo, il livello è molto alto. La squadra è composta da Lechtaler, che è un centro molto fisico, e poi dei lunghi come Baldi Rossi o Pascolo, che possono giocare sia vicini sia lontani dal canestro. Tu hai già una tua idea di gioco, di come vorresti che giocasse la squadra quest'anno? Ma noi abbiamo, secondo me, insomma, delle caratteristiche di completezza in ogni reparto, perché abbiamo playmaker con caratteristiche complementari, abbiamo guardie che fanno bene raccordo, abbiamo esterni che sanno giocare il post basso, abbiamo lunghi agili e pesanti, quindi al di là del fatto di quanto possiamo essere forti, sicuramente siamo bilanciati bene, incastrati bene, abbiamo dato un'idea molto precisa alla nostra squadra, che era quella che avevamo. Con questi giocatori almeno abbiamo qualche freccia in più, possiamo fare quintetti piccoli, quintetti alti, possiamo essere un po' duttili come dobbiamo essere.